Una partita difficilissima, difficilissima, lo sapevamo, però nello stesso tempo molto ostruzionismo in campo, perdere tempo, cose che non fanno piacere. È normale che poi in noi e nei ragazzi scaturisce quella rabbia che si è manifestata negli ultimi 10 minuti. Però tutto sommato penso di non aver demeritato questa vittoria, anche perché noi siamo stati rapinati in altra occasione di un mancato pareggio, di una mancata vittoria. Diciamo che tutto sommato era equilibrata la partita, perché se ci facciamo caso, anche noi le nostre occasioni le abbiamo avute, d'accordo, ma loro che occasioni hanno avuto? Non hanno avuto, diciamo, quelle occasioni eclatanti da poter dire ah, gol, no, completamente. È stata una partita, secondo me, giusta fino a un certo punto per quanto riguarda la parità dei risultati, ma poi naturalmente poi quando sono passati in vantaggio loro è normale che la rabbia ti viene e hai voglia di recuperare il tutto. Non sono stati meno determinanti i ragazzi, non i cambi. I ragazzi avevano voglia di dare il massimo e con i cambi naturalmente c'è qualcuno che se giustamente non può giocare per 90 minuti perché non abbiamo ancora la tenuta dei 90 minuti, però hanno dato l'anima a tutti e quindi non mi sento di elogiare nessuno, anzi di elogiare tutti, tranne qualcuno, non esiste completamente. Certo, ma noi la reazione nelle altre gare l'abbiamo avuto sempre, solo non siamo stati mai fortunati, io dicevo ai ragazzi che prima o poi la ruota gira. Oggi ci ha portato la diabendata, ci ha dato questa mano d'aiuto, però se i ragazzi non mettono grinta, non mettono volontà, la diabendata da solo non può fare niente. Cioè, ma io, indipendentemente dal campionato nostro, dico io, per una squadra che si deve salvare, le partite in casa almeno le deve vincere, perché se non vince, ci può stare che perdi fuori casa, d'accordo, ma le partite in casa è importante vincerle. E per noi il cammino è duro perché, d'accordo, ora vengono due partite in casa consecutive, dopo Folgadore, la trasferta di Folgadore, e questi sono punti che bisogna fare, non possiamo più lasciare punti agli avversari.